bicicletta aerodinamica? Una bicicletta aerodinamica fino allo scorso anno mancava nel catalogo di Cannondale. La lacuna è stata colmata in maniera davvero egregia lo scorso anno con la nuova System 6, una bicicletta che prestazionale lo è non solo dal punto di vista aerodinamico ma anche in salita. È una bicicletta tutta nuova, frutto di un progetto che ha rivisto completamente l'architettura del telaio e soprattutto dei componenti con i quali il telaio si va a connettere. La bicicletta è l'espressione più evoluta di quella System Integration SI, che è un po' un cavallo di battaglia di Cannondale e che progetta i componenti in stretta sinergia con il telaio, sia dal punto di vista funzionale sia, lo vedremo, dal punto di vista aerodinamico. Integrata con il telaio è prima di tutto la forcella, che come so accade su biciclette di questa categoria si sagoma, ha una testa che si sagoma aerodinamicamente sulla parte bassa del tubo sterzo. Rimanendo sullo sterzo, rimanendo sulla posizione avantreno, è in particolare la zona del manubrio ad essere davvero un esercizio tecnico estetico di grande pregio. Troviamo una curva manubrio, la Knot System Bar, che sembra un manubrio aerodinamico. In realtà ha un sistema basculante che consente di articolare la porzione alta del manubrio rispetto a quella dell'attacco per ottenere una angolazione di 8 gradi che consentono appunto al ciclista di trovare la posizione ergonomicamente migliore rispetto alle sue caratteristiche. Il manubrio Knot System Bar ha un particolare sistema di spessori distanziali che consentono di regolare la posizione in altezza del manubrio mantenendo comunque i cablaggi integrati e quindi una pulizia estetica notevole e senza che questo obblighi a staccare e appunto reinstallare i cavi, quindi massima pulizia, massima praticità. Ruote, anche queste dedicate, anche queste prodotte da Cannondale su specifico per questo telaio, sono le Hologram Knot T64, dove 64 sta a indicare l'altezza in millimetri del cerchio in carbonio. Cerchio che ha un profilo in larghezza maggiorato rispetto agli standard, sono ben 32 mm di larghezza rilevati da fianco a fianco, consentono di alloggiare coperture di sezione generosa e consentono anche di assegnare alla ruota e di conseguenza alla bicicletta nel suo insieme delle doti di stabilità che davvero sono importanti soprattutto quando si procede ad alte velocità, che è il terreno di caccia di questa bicicletta. La System 6 è proposta al pubblico in 7 taglie, dalla 47 alla 62 cm. Noi in particolare abbiamo testato una taglia 54 montata con il gruppo Shimano Durace e naturalmente con ruote Hologram Knot T64. Il peso complessivo della bicicletta 7,9 kg, compresi un paio di pedali Shimano Durace. Oltre a questa versione d'altissima gamma, con telaio ad alto modulo, High Mod, la System 6 è proposta al pubblico anche in versione con un modulo del carbonio non ad altissimo modulo, che ha un prezzo leggermente inferiore. In particolare la versione top di gamma, questa, quindi telaio High Mod e gruppo trasmissione Shimano Durace DI2, ha un prezzo di 10.499 euro. Scendiamo a 7.499 euro se al telaio High Mod accoppiamo delle ruote Hologram Knot T64 e un gruppo Shimano Ultegra DI2. Le due versioni invece con carbonio dal modulo standard hanno un prezzo di 5.799 e 3.999 euro a seconda che si scelga la versione equipaggiata con lo Shimano Durace oppure con lo Shimano Ultegra. A prescindere da quale versione o quale allestimento si andrà a scegliere, la System 6 è proposta soltanto in versione con freni a disco e questo non perché gli ingegneri Cannondale siano detrattori del sistema frenante Rim Brake, ma più che altro perché il freno a disco è dimostrato essere migliore a livello di resa aerodinamica e ovviamente anche a livello di potenza e modulabilità della frenata. Infine, tutte le versioni sono proposte al pubblico con una guarnitura Cannondale Hologram con rilevatore di potenza Power to Max integrato.